oggi sono passato anche al banco della pescheria e mi sono innamorato del pesce spada, era bellissimo, guardavo con gli occhioni, che facciamo? Facciamo una pasta, rido pure sulle cavolate che dico, una pasta di, con pesto di rucola e pesce spada, che bontà. Come iniziamo? Subito faccio questo lavoro qua, mi servono due pomodorini per dare proprio il colore. Allora, pomodori da sugo, maturi. Oltre ai pomodori c'ho rucola, pesce spada, vedi un po', i pinoli. Allora, non so italiani, ma hanno portato dalla Russia, buonissimi. Poi, aglio e grana, pasta, olio buono e tanto tanto amore, come sempre. Senza amore non si va da nessuna parte. Allora, Mario sta buono, tu già ce fa, non lo so. Allora, scotto velocemente nell'acqua dove andrò poi a cuocere la pasta. 10 secondi e sono pronti, proprio li contate voi. Pronti? Eccoli qua, li metto qui. E questi li lasciamo un po' raffreddare. Nel frattempo che cosa facciamo? Prendiamo pesce spada, coltello. Guardate che bello lucido. Niente, quando è fresco è così. Il pesce non si sente nessun odore, ok? Allora, cerchiamo di sprecare il meno possibile, solo la pelle togliamo, piano piano. Allora, questa parte normalmente io faccio così, la parte del sangue, che ha un sapore un po' più forte. Ecco qua. Mario, che vuoi, c'hai fame? Adesso fra un po' papà fa la pasta col pesce spada, dai. Poi, dadini. Dadini non troppo piccoli, perché un po' se rimane leggermente non cotto, cioè umido, è perfetto. Ecco, la parola giusta è umido, non crudo. Perché questo qua è un altro pesce che delle volte può avere problemi con l'anisakis. Quindi qual è la cosa migliore? È cuocerlo. O se no lo dovete abbattere, cosa che voi non potete fare a casa. Aglio. Oggi musica un po' datata, ma eccezionale. Vado qui, taglio l'aglio in due, metto qui, metto un bel po' d'olio, ci va, accendo e facciamo rosolare. Nel frattempo, che aspettate, bisogna buttare la pasta. Questo ci vuole 2 secondi a fare sta pasta. Allora, ho scelto questi rigatoni, però qualsiasi cosa, anche una pasta lunga, un altro pochetto, va. Sono qua a casa, la mangiano tutti alla fine, vai. Mentre lì rosola l'aglio, io già preparo con la rucola per fare il pesto. Guardate, rucola a mazzi, questo mazzetto costa 50 centesimi, ok? Capite? Economia domestica, pinoli. Poi parmigiano, grana, o in questo caso così, o se ce l'avete grattugiato ancora meglio, vai così, e questo lo mangio io. L'aglio è pronto, metto il pesce spada, mescolo, bello bello. Il sale non lo metto per niente, metto un po' di pepe, così, guardate il bel colore, lucido, bello, che piacere cucinare roba fresca, buona. Poi, olio, frullatore immersione. Allora, mi raccomando, quando fate questo lavoro non lesinare con l'olio, mi raccomando. Assaggio. Sciapetto buono. Camera fuma, peccate il coso. Allora, vai. Questo è pronto. Fuoco alto per pesce spada. Rosoliamolo bello esternamente e al massimo messo, così dentro si rimane umido. Levo l'aglio qua. Non bollite la roba, la dovete cuocere, non la dovete bollire. Quando c'è da bollire lo diciamo, si bolle. Allora, dato che il pesto è un po' sciapetto, metto un po' di sale sul pesce spada. Io fermo. Stop.
Poi, qui, peliamo i pomodori che l'abbiamo lasciati per farli raffreddare. Se volete andare più veloci potete fare un altro lavoro, quello di raffreddarli in acqua e ghiaccio o in acqua fredda. Adesso ho il pomodoro spellato, faccio dei dadini così. Ma perché non ho tolto la buccia? Perché poi se andate a cuocere, fare la salsa, delle volte sta buccia va dappertutto. Soprattutto ai bambini, e noi ne sappiamo qualcosa, sta buccia non gli piace. Controlliamo il pesce spada se è cotto. Prendiamo il pezzo più grande, questo. Vedete? Bello. Oh, questa magna come che era? Come una grossa magna. Allora, pasta. Vediamo un attimino. Vai, ci siamo. Accendo il pesce spada. L'induzione sotto il pesce spada. Al massimo. Poi, pomodoro. Un po' ce lo teniamo da parte, facciamo assorbire bene l'acqua, non ci deve essere l'acqua, vedete? Vedete che cosa c'è? No, assolutamente no, questa va ben asciugata, ci siamo, eh? Guardate, vedete? Bella tirata. Allora, dato che noi però facciamo anche le cose belle, nella loro semplicità, metto via qualche cubetto di pesce spada. Per i colori, sempre il petto cromatico, eh? Fuori dal fuoco, fuori dal fuoco. Adesso quello che ci piace più a noi, che cos'è? Il rumore dell'amore, il rumore dell'amore. Quando senti il rumore dell'amore, sicuramente abbiamo fatto bene. Guarda che spettacolo, che bontà. Piatto, piatto ricco. Allora, io ho paura, pensa, addirittura che non si vedesse il pesce spada bene, invece si vede benissimo. Forse un po' il pomodoro è sottotono e noi lo diamo un colpetto di luce, eccolo qua. E poi diamo un ulteriore colpetto di golosità con un altro po' di pesto. Adesso, assaggio. Buono, buonissimo. Semplice, semplice. Ragazzi, un altro modo di fare una salsa col pesce spada. Buono, fresco e sempre da stagionare. Mi raccomando, se vi piace mettete i like. Lo sapete, sui like ci tengo, eh. Un bacio e un abbraccio da Casa Mariola. Ciao. Buono.